Quindi, questa odierna seduta del Consiglio Comunale. Passiamo subito al primo punto all'ordine del giorno. Si parla dell'approvazione dei bandi della seduta precedente. Parliamo dei verbali dal numero 19 al numero 23. Nello specifico, il 19, approvazione dei verbali della precedente seduta. Numero 20, ratifica della deliberazione di giunta municipale numero 53 dell'11 luglio 23, avendo come oggetto la versione urgente del bilancio di gestione finanziario 2025. La numero 21, servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale Sanità. La numero 22, approvazione del DUP, documento unico di programmazione 2024-2026. La numero 23, se c'è, ci sarà. No, dovrebbe essere. Ecco, devo scrivere un punto. Perfetto, numero 23. Avete come oggetto la normalizzazione dei sistemi e dei sistemi contabili di cui è il decreto legislativo 118 del 2011, presa d'atto della facoltà di cui dispone il bilancio autorizzato. Riguarda i comuni sotto i 5.000 abitanti. Quindi, chiedendo questa votazione, ricordo al segretario del gruppo di Milano, magari loro non lo possono fare, giusto? No, la si muovesse con i comuni sollecitati, anche di partecipare alla richiesta
Convenzione, così come definita dall'articolo 9, ha efficacia per la sottoscrizione della stessa e decade completamente tutti i progetti attivati finanziati ai tempi del 2010. Quindi questa convenzione è esclusiva per questo bando. Quindi una volta finanziato o non finanziato, comunque finisce. Il comune di Capofitto, il comune di Cerro Capofitto. Il costo massimo del finanziamento dell'edilizia è pari a 700 euro per i progetti presentati in forma sociale, il costo è moltiplicato dei comuni. Quindi il numero dei comuni sono 4, quindi il costo massimo è sempre fatto di 4 proposte che comunque il progetto